Quando Mary Mannix venne spedita a vivere presso lo zio a Misselthwaite Manor, tutti dissero di non avere mai visto una bambina più brutta di lei. E purtroppo era vero. Aveva un faccino scavato, un corpicino esile, i capelli sottilissimi di un biondo slavato e un'espressione decisamente scostante. Il colore giallastro dei capelli era simile a quello del viso, perché era nata in India e in un modo o nell'altro era sempre stata malata. Suo padre aveva ricoperto una carica piuttosto importante nel governo inglese e anche lui era sempre stato malato e molto occupato. Sua madre, invece, una donna assai bella, aveva avuto come unico interesse quello di divertirsi, andare alle feste e stare in allegra compagnia. Non aveva mai desiderato avere bambini e quando era nata Mary l'aveva subito affidata alle cure di una aia, una balia indiana, alla quale era stato fatto capire che se non voleva contrariare la Mem Sahib, ovvero la padrona, avrebbe dovuto fare in modo che la piccola restasse il più possibile lontano dalla sua vista. Così la brutta neonata, piagnucolosa e malaticcia, venne tenuta alla larga dalla madre e la medesima sorte era toccata in seguito alla bimbetta capricciosa che muoveva i primi passi. Mary non ricordava di avere mai visto altri visi familiari oltre a quello scuro della sua aia e degli altri servitori indiani. E dal momento che costoro le obbedivano in tutto e per tutto, dandogliela sempre vinta, perché altrimenti disturbata dai capricci, la Mem Sahib avrebbe potuto arrabbiarsi, a 6 anni appena, Mary era già la bambina più dispotica ed egoista che si possa immaginare. La giovane istitutrice inglese, venuta per insegnarle a leggere e scrivere, la prese talmente in antipatia da rinunciare all'incarico dopo appena 3 mesi. E le altre istitutrici che arrivarono in seguito resistettero ancora meno. Così, se non avesse desiderato davvero moltissimo imparare a leggere i libri, Mary non avrebbe mai appreso l'alfabeto. Una mattina tremendamente torrida, quando aveva appena 9 anni, si svegliò di pessimo umore e si arrabbiò ancora di più quando si accorse che la cameriera che stava accanto al suo letto non era la solita aia. «Che ci fai tu qui?» disse la sconosciuta. «Vattene e mandami subito la mia aia!» La donna guardò con aria spaventata, balbettando che la sua aia non poteva venire. E quando Mary si mise a fare le pizze, tempestandola di pugni e di calci, si spaventò ancora di più, ma ripeté che l'aia non poteva venire da Mrs. Sahib. C'era qualche mistero nell'aria quella mattina. Nulla si svolgeva come al solito. Molti domestici sembravano spariti dalla circolazione e quei pochi che Mary riusciva a intravedere sgusciavano via furtivi e correvano qua e là con la faccia sgomenta. Ma nessuno le diceva niente, e la sua aia non veniva. Rimase da sola per tutta la mattina, così alla fine se ne andò a giocare in giardino, sotto un albero vicino alla veranda. Fece finta di costruire un'aiuola e piantò alcuni grossi boccioli scarlatti di ibisco sopra dei mucchietti di terra. Ma intanto la collera le montava dentro e rimuginava fra sé tutte le parole e gli insulti che avrebbe detto a Saidi non appena sarebbe tornata. «Maiale, maiale, figlia di maiali!» diceva, perché dare del maiale ad un indigeno era il peggiore degli insulti. Digrignava i denti e non faceva che ripetere quelle parole, quando vide comparire sua madre sulla veranda, accompagnata da una giovane con il quale parlottava a bassa voce. Mary conosceva quel ragazzo. Aveva sentito dire che era un ufficiale appena giunto dall'Inghilterra. La bambina lo fissò, ma ancora più a lungo fissò sua madre.
la fissava ogni volta che ne aveva l'occasione, perché la Memsahib, anche Mary la chiamava spessissimo in quel modo, era alta, slanciata, bella e indossava sempre abiti meravigliosi. I suoi capelli sembravano seta, aveva un nasino delicato che sembrava disprezzare tutto e tutti, e due grandi occhi ridenti. Tutti i suoi abiti erano leggeri e vaporosi, e Mary diceva che erano pieni di trine. Quella mattina il suo abito sembrava avere più trine che mai, ma gli occhi non erano affatto ridenti. Erano sgranati, impauriti e guardavano imploranti il viso del giovane ufficiale. Mary udì che diceva: «Davvero è così terribile? Ne siete proprio certo?» «Sì, non potete immaginare quanto, Mrs. Lennox. Avreste dovuto rifugiarvi sulle colline almeno 2 settimane fa». La Memsahib si torceva nervosamente le mani. «Lo so che avrei dovuto», esclamò, «e invece sono rimasta per via di quella stupida festa. Mi sono comportata come un incosciente». In quel preciso momento, dalle stanze della servitù si levò un pianto talmente accorato che la Memsahib si aggrappò al braccio del giovane, mentre Mary sentiva un brivido percorrerla da capo a piedi. Il pianto si faceva sempre più disperato. «Che succede? Che succede?» chiese ansiosamente Mrs. Lennox. «È morto qualcuno», rispose il giovane ufficiale. «Non mi avevate detto che era scoppiato anche fra la servitù di casa?» «Non lo sapevo», gemette la Memsahib. «Venite con me, venite!» Si voltò e corse in casa. I fatti che accaddero dopo furono orribili e presto a Mary si chiarì il mistero di quella mattina. Il colera era scoppiato nella sua forma più violenta e le persone morivano come mosche. Anche la sua aia si era ammalata durante la notte e ora i domestici piangevano perché era appena morta. L'indomani ne morirono ancora 3, mentre gli altri scapparono via terrorizzati. Dappertutto si diffondeva il panico. In ogni bungalow c'era qualcuno che moriva.